Alla mattina sono arrivati una settantina, 80 muti, che erano i giovani della Seconda Repubblica. Ecco, loro erano piazzati i partigiani in queste posizioni. Allora, si sono fermati lì sul centro del paese, io li seguivo dalla finestra, poi hanno preso la strada per andare su verso la morra. A 500 metri, nella borgata Castagni, c'era la compagnia di Jimmy, che li chiamavano i Garibaldini, che avevano la sede a Monforte. Loro non c'erano le nocciole, c'era solo cosa, si vedeva bene la strada. Erano piazzati su questi posti qua, con le sue mitragliatrici. E mi ricordo quando sparavano con quella mitraglia pesante, batteva nel tetti i pallini, tan tan tan. E quanti anni sono passati? Quando questi repubblicani si sono postati nella strada andando su, hanno iniziato a sparare con le mitragliatrici. Si vedeva tutte le pallottole, tan tan, battevano nei vetri di qua. Allora, i repubblicani, tutti giovani, giovani di 18-20 anni, si sono ritirati nel paese e sono andati su fino dove dalla chiesa, seguiti dai partigiani. Sarà stata una ventina, 30, ecco. Quelle che dominavano un po' la situazione qui, Verduno, Rivalta, Santa Maria. Il capitano si è nascosto, gli altri 70 sono stati presi tutti prigionieri. Allora, mi sembra di vedere Jimmy, che veniva giù dal paese in testa con i suoi partigiani e dietro tutti i repubblicani prigionieri che cantava la Marsigliese. Li hanno nascosti per quasi tutta la giornata in quella zona lì c'è la Rocca dell'Olmo. Nascosti lì perché alla morra c'era il rastrellamento, da tutte le parti c'era il rastrellamento. E di notte l'hanno portata a Monforte, poi alla fine che hanno fatto non lo so. Chi diceva che sono stati fucilati, chi non lo so. È arrivato i rinforzi da Bra e Alba e hanno fatto il rastrellamento, ma non li hanno trovati. Nel medesimo tempo una squadra è andata su nella borgata dei Castagni, dove c'era l'accampamento dei partigiani. Hanno bruciato la casa di mio zio. Vedi, se vieni qua sotto, vedi, tutto il calore del fuoco ha varato tutte le travi di ferro che abbiamo dovuto mettere questo sotto perché andavano giù. Vedi, sono ancora tutte imbarcate. Ma sì, ma che cosa? Prendi un goccino di Barolo Pinato. Verso la sera sono arrivati i tedeschi con le camionette che avevano i lanciafiammi. Impostazione per bruciare il paese e hanno trovato quel capitano ferito che era dietro la chiesa. I rinforzi dicevano che avevano sparato dalle finestre. Lui è stato sincero, ha detto no, erano i partigiani, ma la popolazione dalle finestre non ha sparato. Chi ha salvato il paese da quelli lì è stato un maresciallo in pensione e si chiamava Raimondo. Combinazione ha conosciuto il capitano dei tedeschi, è stato lui che l'ha pregato che non hanno bruciato il paese. Il paese di Verduno ha dedicato la piazza a questo maresciallo Raimondo. E poi ho saputo quello Jimmy, perché Jimmy era famoso. Francese. Dopo l'armistizio
quando sono entrati i partigiani a Torino, è stato ucciso da un cecchino. Cecchino da una finestra l'ha ucciso, dopo tutte le battaglie che ha fatto Jimmy. Jimmy ne ha fatte delle battaglie qua.